Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Little Dungeon Stories. È un gioco molto carino, basato su quell'altro gioco che non mi ricordo, mi sembra si chiami Kingdoms, e che prevede il giocare con delle carte, quindi abbiamo la possibilità di swipeare delle carte a destra e a sinistra, ma in alcuni casi anche in alto e in basso, per effettuare alcune azioni. Si parte dal piano 0 e si scende sempre più giù, o si sale sempre più su, non ho ben capito. Io non sto molto bene con la voce, quindi se faccio ogni tanto mi dispiace, purtroppo c'ho un po' di mal di gola, non posso farci nulla. Il gioco è interamente tradotto in italiano, tranne per alcune cose. Perché? Perché ci sono delle funzionalità nuove che l'autore ha deciso, essendo un piccolo sviluppatore, ha deciso di inserire e poi tradurre in un secondo momento. Quindi per evitare di dover aspettare poi, forse magari le traduzioni fanno altre persone, tutte le varie traduzioni, e quindi allungare, diradare i tempi, ha deciso di introdurre le cose e poi man mano introdurre le traduzioni. Quindi se leggete qualcosa tipo Main Catacombs, per esempio, che è in inglese, che cos'è questo? Qualcosa di non tradotto è per questo motivo, quindi non si è impazzito il dev, ma perché ha deciso di agire in questo modo. Io sono d'accordo con lui. Abbiamo qui un altro 4 statistiche, che sono: la salute diminuisce combattendo un nemico senza la spada, l'energia che diminuisce combattendo un nemico senza scudo, l'umanità che diminuisce ogni volta che scorriamo una carta, e i soldi che si devono usare per comprare nei negozi, come sta scritto. Queste sono tutte le nostre statistiche, e soprattutto queste 4 cose sono fondamentali. Se una di queste va a 0, la partita è finita, è game over. Io non ho visto che qui c'erano anche le opzioni, però a noi non ci interessa. Noi cominciamo con la storia ab inizio. Possiamo scorrere a destra o a sinistra per iniziare, quindi iniziamo. Dobbiamo scegliere il tratto spiritico. Possiamo scegliere spirito della serratura, che ci dà 2 chiavi, 2 torce meno 20 HP, più 16 intelligenza meno 4 carisma e più 15 strength, quindi forza, meno 20 umanità. Io faccio come ho provato con la mia prima partita, spirito della serratura, e mi becco 2 chiavi che potrebbero essere comunque utili. Abbiamo sbloccato una carta che d'ora in poi appare in altro dungeon, e abbiamo subito il primo combattimento, il cacciatore licantropo. Un licantropo con armatura d'ossa brama sangue. Possiamo combatterlo o fuggire via. Se fuggiamo via perdiamo energia, però se lo combattiamo sicuramente perdiamo salute, perché in realtà non abbiamo nessun'arma, quindi io fuggirei. Ecco, e mi ha dato un malus. Cecità, nasconde i cambiamenti alle tue 4 statistiche primarie. Quindi adesso non ci dice più come cambieranno questi quando scorriamo una carta. Quindi non è una buona cosa, soprattutto perché è per 10 turni. Vasetto di sabbia. Un vasetto pieno di sabbia. Possiamo romperlo con la spada o continuare a camminare. Noi una spada non ce l'abbiamo, quindi non so che cosa vuol dire rompi con la spada. Proviamoci. Non sei riuscito a rompere il vasetto senza una spada. Vabbè. Prova ad usare le mani. Più 15 fortuna. Noi ci abbiamo 13 di fortuna, quindi non possiamo farlo. Andiamo via. Arriva un orco molto piccolo e inizia a camminare verso di noi. Possiamo combatterlo a mani nude o fuggire via, e perdiamo altra energia. Quindi io lo combatterei a sto punto, perché perdiamo un po' di salute anziché l'energia. Cosa preferisci usare? La spada non ce l'abbiamo, lo scudo non ce l'abbiamo, quindi boh. Ecco, abbiamo perso un po' di soldi, l'umanità che vabbè scende, un po' di salute. Trappola di spine, senza accorgertene, ovviamente è tutto randomico, è inutile che ve lo dica. Senza accorgertene metti il piede su una trappola a pressione. Prova a scappare o salta con tutta la tua forza. Proviamo a saltare. Cazzo, abbiamo perso un bel po' di energia, ma veramente tanto. Abbiamo un antidoto che ci cura dal veleno, lo raccogliamo? Lo possiamo usare magari in un secondo momento, non siamo avvelenati. Noi non abbiamo nessuna arma, porca miseria. Un fantasma appare di fronte a te. Vuole parte della tua umanità. No, o dai l'umanità. Noi abbiamo l'umanità 82. Se gli diciamo no, questo ci può togliere o l'energia o la salute. Ti piglia di l'umanità. Ma quanta se n'è presa. Ma quanta. Dai, abbiamo l'umanità 30.
Siamo quasi morti già. Un gatto nero accarezza o passi accanto al gatto e ti allontani? Io lo accarezzo il gatto. Che mi ha fatto? L'ho trovata grazie al gatto? Boh. Utile nei combattimenti. Ok, equipaggia. Grazie a Dio abbiamo un'arma. Anello dell'avarizia. Non è un anello normale. Contiene una stella oscura. Distruggi, ci dà soldi e ci toglie l'umanità. Se lo prendiamo... Non so se ci maledice, ma... Scambia umanità per monete. Ma posso usarlo? Oppure quando scende l'umanità mi scendono le monete. Boh. Terreno crepato. Vacilli e la madonna, tutti noi li stiamo beccando però, la fortuna proprio. Vacilli e cade a terra ferendoti e perdendo qualche moneta. Allora, possiamo fare le mie monete, perdiamo salute e perdiamo 20 monete. Oppure la mia caviglia, perdiamo più salute e meno monete. Io perderei più salute. Vabbè. Mucchietto d'ossa, vedi un mucchietto d'ossa sul terreno. Fruga in mezzo le ossa o non toccare niente. Il problema è che ci toglie 8 di umanità. Vediamo se troviamo... C'è una piccola torcia, prendiamola, le torce servono molto. Ah, noi abbiamo torce, chiavi e ricette per pozioni. Sono utilizzate per sintetizzare pozioni con un tavolo alchimico presso l'alchimista. Però viene usata pure come merce di scambio, come se fosse una sorta di valuta aggiuntiva. Una cassa per terra, usa una chiave, se non ne hai forza la serratura. Ce l'abbiamo la chiave. E troviamo la fiaschetta del gigante. Recupera un po' di salute ed umanità. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vai, tutte e due, perché siamo inguaiati. Una strana sensazione. Inizia ad avere mal di stomaco. Ma che palle. Ah. L'alchimista ti chiede se puoi trasformare le tue ricette e pozioni in cambio di monete. Non ce n'ho. Quindi no. No, grazie. Uno stregone vuole venderti qualcosa. I prezzi variano in base al tuo carisma. Come siamo messi a carisma 15? Non mi sembra proprio il massimo, soldi ne abbiamo 75. Dai, che vendi? Blacksmithing. Se c'hai più di 35 di intelligenza. Noi siamo stupidissimi. Libro d'alchimia. O viaggiatore del tempo. Nessuno di tutti questi. Perché non abbiamo le statistiche. Pozione che berrai avrà effetti La prossima pozione che berrai avrà effetti raddoppiati? Ma posso tenermela? Perché qua io vedo solo uno spazio per il sacchetto. Vabbè, beviamola, tanto va alla prossima pozione. Un suono lontano, un suono sinistro attraversa ogni angolo del dungeon. Da dove arriverà? Non promette bene, che paura. Non promette bene. Malore da pozione. Forse bere così tante pozioni non è una buona idea. Mi sento strano, non mi sento bene. Non mi sento bene, mi toglie 12 a tutto. E noi calcolate che abbiamo 19 di umanità, quindi siamo praticamente spacciati. Proviamo a sentirci strani. Inizia ad avere mal di stomaco. Ancora. Scala a pioli. Porta verso i piani superiori. Ok, quindi si sale. Non si scende, si sale. Posso arrampicarmi sulla scala o andare dall'altra parte. Arrampichiamoci. Ho raggiunto il 25° piano. Una scultura in pietra. La parte superiore sembra a forma di croce. Purifica la mia anima o rompi se è più di 35. Purificami l'anima perché l'umanità... Stava messa veramente male, male, male. Vasetto di sabbia. Ritorniamo al vasetto di sabbia. Proviamo a romperlo. E vedete, meno uno qui perché questo qui c'ha, mi sa, gli utilizzi. Può essere mescolata con la polvere da sparo per creare un esplosivo. Raccogli o vendi? La vendo perché non so se raccogliendola mi toglie questo. Quindi io la vendo. Pipistrello gigante. Era appeso al soffitto ma la luce delle torce l'ha svegliato. Combattiamo. Combattimento con il pipistrello. Cosa preferisci usare? La spada. Che poi lui dice spada, ma in realtà io ho una mazza, ma... Vai. Si è rotta. Sento dei colpi metallici. Il rumore ti porta da un... Senti dei colpi metallici. Ripara equipaggiamento o continua a camminare? Io l'equipaggiamento non ce l'ho. Ho finito tutto. Ricetta per pozione. Raccogli o vendi? E io provo a raccoglierla. Vediamo che succede. Ah, è perché questa va qui. Non è un oggetto che va qui. Che poi vi dico qui, ma voi non lo vedete in effetti il puntatore del mouse. Vabbè, come non detto. Aerofago, una forte corrente d'aria spegne le tue torce. Ah, posso fare solo le mie torce. Pugnale bianco, equipaggia. Cassa di legno. Apri la cassa o prova a costruire uno scudo se hai più di 20 di intelligenza. Non ce l'ho, quindi apriamo la cassa.
Esce uno scudo di ferro. Oh, finalmente qualcosa che va bene. Un libro particolare per viaggiare indietro nel tempo. Crea ricetta per pozione. Se 25 di intelligenza. Non ce l'ho 25 di intelligenza. Ok, l'energia sta cominciando ad abbassarsi un po' troppo. Hai trovato un calderone in una stanza. Intanto siamo al piano 34, eh. Bevi un sorso o vai via. Possiamo rischiarcela, raga. Se beviamo un sorso può o aumentare o abbassare la statistica. Teniamo d'occhio la parte sopra e vediamo che succede. Si è abbassato tutto praticamente. Vabbè. Pilastro del 35esimo piano. Trovi uno strano pilastro, ti avvicini per controllare ma non trovi nulla. Vai via o vai via. Andiamo via. Chiave maledetta, hai trovato una chiave d'oro. Se la vendo mi dà 20 monete, però noi siamo pieni di monete. Se la raccolgo però mi toglie 5 di umanità. Vabbè. Figlio dell'alchimista, ti chiede se vuoi fortificare gli effetti della prossima pozione che verrà in cambio di monete. Ma io in realtà ce l'avevo già. Ce l'ho già. Fai pure. No. In realtà siamo pieni di soldi, però no. Trovi una pietra con un foro al centro. Riempi il foro con il tuo sangue o vai via. È un altare. Minchia, mi toglie 30. Però io devo provare, raga. Io devo capire che fa. Anche perché abbiamo energia. Se ci dà l'energia. Dopo aver riempito il foro con il sangue, la pietra si rompe ed appare qualcosa. Ok. Una spada insanguinata, utile nei combattimenti in una stanza fatta di vetro e molto resistente. Equipaggia. 24 ci abbiamo. E c'ha 8 utilizzi. Questa è un'ottima spada. Trovi una chiave, la raccogliamo. Siamo messi male. Se non riusciamo a caricare queste due statistiche, energia e umanità, siamo inguaiati. Cavaliere oscuro. Il cavaliere è sorpreso della tua generosità e generosità di che? Non so che cosa ho fatto, ma mi dà 25 in tutto e mi sta benissimo. Un ratto puzzolente e molto veloce. Lascia che ti morda o scappa. Ma scusa, non lo posso affrontare. Però se io scappo mi toglie l'energia che già è bassa. Mordimi. Che mi hai dato? Sanguinamento. Perdi salute scorrendo le carte. Oh cazzo. Gridit. Utile nei combattimenti nonostante sia fatta d'oro. È un'ottima arma. Ma io non so se è meglio di questa. Forgia ed equipaggia, non fare niente. Mi costa pure 50. Sì, è meglio, è migliore. Anche se quella durava 8. Ricetta per pozione. Raccogli. Tanto mi si cala anche la salute. In un salone trovi uno stendardo in perfette condizioni. Costruisci le bende o continua per il salone. Se costruisco le bende mi toglie l'energia però. Però le bende potevano essere utili. Continuiamo. Fata nullorica. Posso donarti qualcosa di positivo o negativo, ma neanche io posso sapere cosa sarà. Bella. Accetto, arrivederci. Se accetto, mi dà 50. Però mi toglie 15 di umanità. Però mi dà 50. Però l'umanità è più bassa dell'energia, quindi mi conviene arrivederci. Scala Pioli. Arrampicati sulla scala o vai dall'altra parte. Ma mi toglie energia, vabbè. Però siamo arrivati al 54esimo piano. Minchia. Ah, è una scorciatoia la scala Pioli. Adesso ho capito. Anello dell'avarizia. Mi chiede di fare un patto. Un patto, certamente. Quindi più 10 di umanità in cambio di 10 monete. Sì. Cassa di pietra. Vedi una cassa di pietra sul terreno. Usa una chiave. Ok. Amuleto robusto, questo pendente a forma di medaglione è fatto di perle color brunotte. Rompi o vendi? A vende, boh, io lo provo a rompere. Gatto nero. Accarezza. Oh, mi dà un po' d'umanità. Pozione del cacciatore, puoi vedere forza e difesa dei nemici. Però le ultime pozioni mi hanno dato tipo il mal di stomaco, quindi no. Voglio le tue ricette per pozioni. Facciamo uno scambio. Io ce n'ho 3. Ok. Mi ha dato carisma intanto. Umanità o chiave e torcia. La torcia ce n'ho 0. Le chiavi ce n'ho 2. L'umanità mi serve. Minchia, se le fottute tutte però, eh. Usiamo la chiave. E troviamo polvere da sparo. Può essere mescolata con la sabbia per creare un esplosivo. Ma io l'avevo già raccolta quella la sabbia. La chiave maledetta. Vendi in un negozio o raccogli?
Raccogli. Oh, il cazzo di ratto, che palle. Madonna santa, sempre sanguinamento. Ragazzi, stiamo andando veramente, veramente molto bene. Questa è una run bella lunga, eh. Io spero che vi stia piacendo il gioco, è come se fosse un racconto. Negozio di oggetti, quale oggetto vorresti comprare? Una benda? Una fiala della visione? O un antidoto? L'antidoto ce l'abbiamo. Fiala della visione o benda? Ma forse la benda mi dà salute? Può essere usata per fermare il sanguinamento e recuperare salute. Crea una pozione. Prendi, vai. Oh, almeno un po' di salute. Pozione della salute. Cura 20%. Vai, bevi. Oh, finalmente. Una ricetta per qualche tipo di pozione. Serve un alchimista. Vendi perché c'ho pochi soldi. Non mi devi fortificare perché ce l'ho. Ah no, l'ho tolta la cosa della pozione. Ah, perché ho bevuto la pozione per la salute. Infatti c'ho 84 adesso. Ricetta per pozione oscura. Una ricetta per un qualche tipo di pozione. Serve un alchimista per decifrarla. E raccogli. Torcia, prendila assolutamente. Un'anima perduta con il corpo in fiamme. Molto carina. In effetti è molto carina. Sono belli. Combatti. Ovviamente con la spada. Mi dà 10 umanità. E poi abbiamo l'amuleto del rifornimento. Una collana d'ossa con una gemma d'oro al centro. Raccogli o rompi? Se la rompo mi dà l'umanità, che è bassa, quindi io la rompo. Un piccolo ragnetto. All'inizio sembra innocuo, ma poi ti salta addosso. Manca a dirlo. Oh, scappo, mi morde. Ma perché sta cosa? Io lo voglio combattere. Che mi ha dato? Veleno? Ok, usa subito questa e il veleno te lo chiappi nel culo. Però c'ho cecità per 7 turni. Il falò. Riposa o recupera umanità? Riposa mi sa che mi dà un sacco. Oh yes. Mamma mia, che partita, ragazzi. Vasetto di sabbia, un vasetto pieno di sabbia. Rompi con la spada o continua a camminare? Io continuo a camminare perché la spada c'ha ancora solo 4. Però potrebbe uscire qualcosa di buono. No, io continuo a camminare. Pilastro del 70° piano. Ma non trovo nulla, quindi vai via. Calderone, posso bere o andare via? E qua è pure un rischio, eh. Che c'ho? L'umanità bassa. Oh, mi ha caricato l'umanità e mi ha scaricato un po' di salute. Va bene. Usa la chiave. Ricetta per pozione. Trasmogrificatore. Trovi uno strano marchingegno con 3 colori. Ci sono una fessura ed un bottone al centro. Premi il bottone o inserisci le monete. Ma bello, 25 monete non le posso inserire. Ho premuto e non lo so che cosa è successo. Meno 2 torce più 1 chiavi. Non lo so che è successo. Un licantropo con l'armatura d'ossa brama sangue. Combatti assolutamente con la spada. 75° piano. Una scultura in pietra nella parte superiore sembra a forma di croce. Purifica la mia anima o rompi? Ma io non ce l'ho tutta sta forza, quindi purificami l'anima, bellissimo. Il cartomante chiede se vuoi fare un gioco con lui in cambio di monete. Assolutamente no, perché non c'ho monete. Scudo di... Wow, ottimo. La pozione fortificante potremmo berla. Però c'ho mal di stomaco, come al solito. Libro del viaggio nel tempo. A me sto fatto che torno indietro nel tempo non mi piace. Quindi no, totem del mistero. Vuoi svelato un segreto? 15, 15, 15, meno 30. Meno 30 però, è tanto, eh. Vai, svela sto segreto. E cioè? Ah, mi ha ridato questi. Il falò, mi riposo, quindi recupero quello che ho perso. Ottimo. Fabbro, crea uno scudo con le ricette per pozioni. O continua a camminare. Io lo scudo ce l'ho in realtà, ed è da 9, è un ottimo scudo, quindi non mi conviene spendere i soldi. Potrei recuperare l'equipaggiamento per 20 monete. Io vorrei farlo perché questa qui è ottima. Chewer, un mostro temibile che si sta decomponendo. Combatti con la spada. Mazza i soldi. Rana enorme, ha un buon odore. Leccala mi dà 50 a tutto. Se l'astrofino mi dà 10, io non ho bisogno di 50 in tutto. Quindi io ho l'astrofino perché c'ho paura che mi dà degli effetti stranegativi. Altera il tuo stato di coscienza e porta la visione di miraggi a calla. Ecco, questo non si capisce già che fa. Cazzarola. Sto in pazzia sto.
Mucchietto d'ossa. Fruga in mezzo alle ossa, non toccare niente. Cassa di pietra, ce l'ho la chiave, quindi apriamola. Polvere da sparo, raccogli. Prendiamo la torcia. Prendiamo la chiave. Le tue ricette in pozioni in cambio di monete. Quanto mi dai? Non si sa, però io ho 68, quindi io me le lascio. Perché comunque devo, è comunque un valore. Minchia, 20 minuti, raga. 20 minuti. Non so se interrompere il video, perché potrei morire da un momento all'altro. Lo dovevo interrompere prima, quindi lo facciamo lungo sto video. Ceppi di legna, dai fuoco al legno con una torcia e riposati. Vai via. Io spreco una torcia. Non la voglio sprecare. Calderone, bevi un sorso, vai via. Vai via perché siamo quasi al massimo in tutto. Questo io non capisco che cazzo fa, però mi fa meno 15 in tutto. Quella è la pazzia. Questa è la pazzia che mi sta massacrando. Raccogli la chiave. Negozio di oggetti, chiave, ricetta per pozione o torcia. Torcia. Gatto nero, io ti accarezzerò sempre, gatto. Walker, un banale nemico formato da grandi ossa. Noi la spada ce l'abbiamo, quindi te ne puoi pure andare a fare. Apriamo la cassa. Troviamo una benda, la prendiamo, ci curiamo. Lo stregone vuole venderti qualcosa. I prezzi variano in base al tuo carisma. Vediamo l'inventario. Blacksmithing, sempre 35 in intelligenza che non c'ho. 35 in intelligenza, 25. Scudo d'oro. Forse è meglio di questo? Porca puttana. La difesa è altissima adesso. Vai, combatti. Scourger. No, Scourger. Un nemico temibile con una grande forza. Ragazzi, siamo al piano 100. Ma è da pazzi sta cosa. Allora, sta dentro un vaso sto tizio. Combatti con la spada. Meno 100. No. Perché? È troppo forte, mi sa. Mi sa che è troppo forte, raga. Meno 100. Moriamo in entrambi i casi. Trofeo, non trofeo, ma siamo a zero. Sei uscito vittorioso dal combattimento. Il re dei non morti è caduto. Ma a che prezzo? Controlla il tesoro. Apri la cassa. Quale statistica vuoi recuperare? L'energia! No, ragazzi, ma sono ancora vivo, ma stiamo scherzando. No, vabbè, questa è fantastica. Uno misterioso frammento luccicante. Forse un fabbro saprebbe cosa farci. Raccogli. Se ne raccogli tre, il fabbro può forgiare un pezzo di equipaggiamento. Pugnale bianco. Ecco, io non ho capito, ma questo si aggiunge se l'equipaggio? Oppure me lo sostituisce e si abbassa la forza? Io provo. Si abbassa la forza. Ok, ho fatto una grandissima cazzata. Che cazzo ho fatto? Vampiro vuole sangue in cambio di... Incrementa di molto una statistica casuale o incrementa tutte le statistiche? Di molto una casuale. Carisma più 25, ok. Ho fatto una cazzata con sto spadino qua. Il nano vuole testare la tua forza. La mia forza è superiore, assolutamente no. Rifiuto perché sono bassissimo di forza. Sei un codardo, che cazzo devo fare? Ho fatto una cazzata. No, questo è tosto. Dalle viscere più profonde del dungeon un essere abominevole con un solo occhio appare. Io non potrò mai sconfiggerlo questo, perché ho fatto la cazzata della spada. Spada o scudo? Potrei fare lo scudo perché la difesa è altissima. Scudo. Lo sconfiggo. Ma non ho più energia di nuovo. È apparso un libro su di una scrivania. Prega. Game over. Ragazzi, piano 150. Bellissima partita. Ok, questo non è tradotto. Mi dice tutte le scelte che ho fatto. Fantastico. Bello. Ragazzi, questo era... Come cazzo si chiama sto gioco?
del Dungeon Stories. Non mi ricordavo il nome del gioco. Questo era Little Dungeon Stories. Secondo me è veramente, veramente bello. Non so se c'è, però questo è un gioco che su tablet ci starebbe da Dio. Un po' come, fondamentalmente, anche su smartphone. Un po' come, non so se già c'è, un po' come Reigns. E niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Il gameplay è un po' lungo, però la partita è stata veramente molto molto bella secondo me. Noi ci vediamo al prossimo video.